Per preparare questo piccolo regalino per Pasqua abbiamo bisogno di vasetti di vetro, confetti colorati, degli ovetti di qualsiasi tipo. Ci sono in commercio anche i coniglietti, caramelle, cioccolatini, quello che preferite. Una piccola sorpresina da mettere insieme ai dolcetti dentro il vasetto. Io ho scelto degli stickers, ma potete utilizzare anche dei piccoli giocattolini. Del tulle oppure della paglia colorata, come quella che ho utilizzato per creare la corona di Pasqua. Ovviamente del nastro, carta scotch, forbici e un elastico oppure uno spago e dei pennarelli. Una volta che ho pulito molto bene e asciugato altrettanto bene il vasetto di vetro, vado ad inserire all'interno come base un po' di tulle. In questo modo. Ora vado ad inserirci dentro un po' di confetti colorati. Più ne mettete, meglio è, perché comunque sarà più colorato. Adesso vado ad inserire gli ovetti di cioccolata, la sorpresina, questi invece sono degli ovetti di cialda e all'interno hanno come sorpresina una piccola caramellina. E infine vado ad inserire un piccolo ovetto di cioccolata. Completo inserendo qualche altro ovetto. Ora passo a rivestire il barattolino, quindi prendo il mio foglio di carta e costruisco un bigliettino dove vado a scrivere gli auguri. Vado a rivestirlo con dello scotch in modo da renderlo più resistente. E questo passaggio lo faccio sia davanti che dietro. Vado a ritagliare tutto il bordo del bigliettino in modo da togliere lo scotch in eccesso.
E ora vado a creare un forellino dove poi andrò a inserire lo spago per appenderlo al vasetto. Come avevo già detto prima, io in questo caso vado ad utilizzare un elastico. Lo faccio passare attraverso il forellino. E poi faccio passare un'estremità dell'elastico all'interno dall'altra estremità dell'elastico. Ora vado ad appenderlo sul barattolino e con il nastro vado a decorare il tutto. Vado a creare la coda di rondine sul fiocco. Ed ecco qua, creato il mio vasetto di Pasqua. Spero che questa idea vi piaccia e vi possa tornare utile. Ai bambini di sicuro piacerà tantissimo, perché all'interno, oltre ai dolcetti, c'è anche una piccola sorpresina. È un metodo carino e originale per augurare buona Pasqua a tutti. Quindi non mi resta che augurare buona Pasqua anche a me, a tutti voi. Ciao, buona Pasqua!